Io ho avuto la fortuna di avere alla RAI i collaboratori più bravi di me, come Angelo Romanò, come Pierluigi Gennarini, Pieremilio Gennarini e tante persone che sono a questo tavolo. Un'epoca certo che può essere ricordata, perché Angelo Romanò fu uno degli intellettuali, delle persone di cultura e anche dell'università di un certo livello, che non ebbero paura a sporcarsi, diciamo, a venire a lavorare alla televisione, perché il teatro e il cinema riteneva allora che fosse la televisione nemmeno un'arte minore, ma una specie di tradizione popolare, un po' come la tarantella napoletana, una cosa del genere. E lui invece riuscì a portare la cultura vera, la cultura umanistica moderna. Portare in maniera che la capissero anche i non sapienti, quelli che non avevano potuto studiare molto. Ecco perché riuscì a fare l'Odissea, a portare un poema epico dell'antichità greca, facendolo capire a tutti. Riuscì a accettare le proposte del regista di teatro De Bosio per fare un Mosè semplice, non come i colossali americani, che capissero appunto anche la gente lontana, diciamo. Nello stesso tempo non ebbe paura a impegnarsi politicamente, già perché alcune persone che sono a questo tavolo, come Fabiani, tanto per essere, o il babbo di Veltroni, hanno contribuito con la RAI a fare il vero centro-sinistra che c'è stato in Italia in quegli anni e che è stato per buona parte opera della RAI, non soltanto nell'informazione, che era abbastanza un po' forzata per quell'epoca, ma soprattutto con l'intrattenimento. Quando Romanò fu fatto direttore del secondo programma, volle inaugurarlo con 6 commedie di Edoardo De Filippo, che non era mai venuto in televisione, anche perché la televisione e la RAI diffidava di lui, diciamo pure. E riuscì appunto, ecco le capacità dell'intellettuale non raffinato, non elitario, ma che sapeva fare anche il nonno. Perché allora la RAI andava a prendere le commedie nei teatri di Roma o di Milano, mi sembra, se ricordo bene, pagando 300.000 o 400.000 lire. I diritti di ripresa.
Lui impegnò buona parte del budget che gli avevano assegnato per il secondo canale, perché per queste sei commedie impegnò 107 milioni di lire, 107 milioni di lire, e riuscì a trovare anche le combinazioni economiche. Ecco chi erano le persone. Ecco perché sono venuto volentieri, ho accettato come un dovere di venire a ricordare questi che hanno fatto veramente la RAI. Ecco, in silenzio, senza polemiche, ma anche con grande rispetto del pubblico, di tutto il pubblico, colto, non colto, benestante o disagiato. Ecco, quindi mi scuso se io poi dovrò assentarmi per un impegno precedente a cui non posso rinunciare. E ringrazio i promotori di questa doverosa, di questo doveroso ricordo. Grazie. Grazie allora.